Aspetta che facciamo sto cane, voilà. Ok, dopo sta cosa della maschera pungente devi andare nella zona Chiosco Cremisi. Minchia Rosy, thank you. Allora, fermi. Questo è pungente. Non sei muscoli? Ok. Chi sei? Il tuo intelletto è motivato. Cercami nel cuore della città. Ti attende il secondo rompicapo. Oh no. E dove cazzo è andata? Ah, di già? Zona Chiosco Cremisi. Secondo me dovresti fare un video dove muori in modo. Oddio, ci sono. Dovrei anche rifare effettivamente le clip migliori. Allora, no, ho sbagliato. Perché da un po' che non esce un episodio, effettivamente. Chiosco Cremisi. Ma dov'è? Qua? Aspetta, no, forse ne era nella prima zona. No. Chiosco Cremisi. Madonna, ma si sposta così tanto? Il chiosco sotto casa tua. Manna. Dio santo, ma cambia proprio mappa. Ma è seria? Allora, qua c'è l'acqua e secondo me si trova là sotto. Credo sia là. No? Oh, calma. Devi raggiungere una zona dove c'è una sorta di altarino. Oddio, la zona iniziale. A sto punto. Ragazzi, lo sto facendo per voi. E grazie Rosy che ti stai rompendo un attimo le palle per. Una sorta di altarino. Ah, forse ho capito. Aspetta. Devo far mente locale. Forse ho capito quale intendi. Ecco. Forse ho capito quale intendi. Dimmi, Rose. Dimmi. Aia. Ma basta! Tu la maschera l'avevi? Quella di Vermilio, sì. Perché il boss l'ho già battuto. Oh, ma. Vabbè. Quindi ora vai a strade nobiliari. Ah, quindi si sposta direttamente. Ah, ecco perché è il centro della città. Ok. Adesso ci vado allora. Qui non c'era una. Ma io l'avevo sbloccata questa. Vabbè. Faremo il giro da qua. Come stai? C'è un sondaggio. Come state? E devi trovare una sorta di altarino.
Quei tizi bianchi. Ok, va bene. Allora, viaggio rapido. Allora, ritorniamo a Venezia. E hai detto strade nobiliari. Eccola qua. Ah, forse ho capito quale intendi, Rose. Il punto è che se mi serve la maschera del gondoliere, dobbiamo un attimo farmarla. Non ci dovrebbe voler molto, però. Però se è per portarvi il contenuto fatto bene, non ho capito perché secondo me, Dragon, se tu non hai fatto il boss della zona, ovvero Vermilio, devi prima andare là. Siccome la maschera che vuole come secondo indovinello è quella di Vermilio, tu se non l'hai fatto devi necessariamente andare. Sailor Nina, eccola qua. Credo che l'altarino che intendi, Rosy, sia in fondo alla strada. Madonna, quanto urlano ste cose. Ok, dovrebbe essere qui. No. Sì. No. Scherzavo. Ma vabbè, allora vado via, aspetta. Un mini altarino. Si è scoppiettato un po' da Lies of P. Madonna. Un mini altarino. Questo? Ah, eccoti. Stavo aspettando. Ah, eccola qua. Ah, ma io qua c'ero già passato. Ecco perché. Io qua c'ero passato e ho detto, ma scusa, ma sto posto qua è inutile. Ecco perché, allora non è inutile. Allora, aspetta, mettiamo Vermilio. Molto bene. In abiti scarlatti implori con fervore, devozione infinita, attendi la sua voce. Chi sei, mio amico disperato? Il silenzio potrà essere in eterno. Ma la tua risposta correttamente discerno. Il nostro ultimo incontro sarà nelle profondità più remote della città. Ah, ok, ho capito dov'è. Nelle miniere. Profondità è nelle miniere. Quindi lì mi serve il gondoliere. Che hai detto me lo droppa. Allora, il tipo dice che il gondoliere te la droppa, la zona ingresso della corte. Ok. No, no! E va bene, abbiamo fatto prima, ragazzi, era tutto, era programmata. Era. Credo di averla. Eccola qua. Ah, ma questa qua la devo ancora fare in realtà. Perché dove ci siamo fermati ieri? Noi ieri ci siamo fermati qui. Quindi sono in blind. Ottimo, e allora possiamo continuare. Molto bene. Allora, io lì potrei scendere, ma se scendo lì. Appena vendo un gondoliere te lo dico. Ok, allora io ne ho già un paio, eh. Che non so dove le ho prese.
ma io ne ho già un paio. Ovvero, aspetta che te lo dico. Del gondoliere io ne ho. Eccolo qua. 128 su 200. Quindi in realtà siamo messi già abbastanza bene. Lì sotto c'è. Storia. Aia. Aia. Molto bene. Ti dico solo che li riconosci i gondolieri perché hanno cappello. Non hanno cappello, ma solo cappuccio. È una sorta di ramo. Ok. Allora aspetta, cosa avete scritto? Come stai? Tutto bene? Male, rotolo come una capra. Give me alcol? No. Perché give me alcol? Ragazzi, non si beve. Un po'. Comunque, grazie, Rosy. Thanks. Che così almeno vi posso portare. Vi porto tutto il content, ragazzi. Cioè, rendiamoci conto. Poi, ai, ai, oh, stia calma. Molto bene. Apri qua. Sei un gondoliere. Ah no. Dio santo, che botta. Magister. Vabbè, qua dobbiamo esplorare, quindi esploriamo, ragazzi. Potrei approfittarne per. Eccolo! Ah, ecco perché ne avevo già del gondoliere. Vediamo quante me ne droppa. 7. Ok, dai. Va bene. Ce ne sono altri qua. Dimmi di sì. Vediamo se ce ne sono. Eccolo, sì. Ce ne sono altri, perfetto. Così farmiamo prima. Sì, ma fammi muovere. Ok, altre due. Comunque insopportabili, queste qua che urlano. Ok, là ce n'è un altro. Boh, ce ne sono allora, dai. Ce ne sono, ragazzi. Perfetto. Allora forse facciamo anche la questa. Dimmi, Dragon. Altre tre. Va bene. Poco loco, ma come? Sai cucinare? Allora. Dipende. Cioè, dipende da cosa vuoi farmi fare.
Il tuo piatto forte? Beh, oddio, se mi fai fare tipo roba ai ferri, tutte quelle cose lì, io vado alla grande. Se mi fai fare tipo, che ne so, robe, panini, quelle cose, vado bene. Diciamo che se mi inizia, poi io, nel senso, io per mangiare, insomma, mi sono sempre arrangiato, nel senso, no, c'era qualcosa là. Nel senso, posso, cioè, non è che muoio di fame, però è ovvio che Nina sia, insomma, 10.000 miliardi di volte più brava e più esperta. Ma lì c'è una. Sì, ma la dovresti sfamare. No, insomma, ci pensa lei. Ah, ecco lo shortcut. Bello sto shortcut. Boh, facciamo respawnare i nemici, dai. Cioè, nel senso. Riesco comunque a sopravvivere, ecco, però è ovvio che è innegabile che Nina sia infinitamente, ma proprio. Ma cosa serve sta roba? Che senso ha sto ponte? Non ha senso. Cioè sono in. Cioè io pensavo mi portasse da qualche altra parte. È un'inchiappettata in poche parole. Lì c'è un drop, ok. Però prima facciamo i gondolieri. La nostra priorità adesso sono i gondolieri. Non voi, non voglio voi. Come una. Adesso vi leggo, eh. Oh, ok. Certo, sono una combattente che veste alla Barbonara. Io combatto i buoni, i cattivi e i fascisti in nome della luna. Io sono il Sailor Nimalma. Non ho parole. Nina. Ok, qua ce n'è un altro. Dai, ma droppamene un po' di più di 4, mio Dio. Non c'era la giusta enfasi. Ma chiamiamo Nina allora. Nina, vieni qui a cantare con la giusta enfasi. Loco, lascia Nina. Come lascia Nina? In che senso lascio? Lascio tipo come dal salumiere? Leggi con enfasi giusta e sostituisci Barbonara con Carbonara. Certo, sono una combattente che veste alla carbonara. Io combatto i buoni, i cattivi e i fascisti in nome della luna. Sono Sailor Nina Tester.
Ma io, cioè, gli piacciono i ponti a quelli di Jamma Games? Non c'è spiegazione. Che senso ha? Per il drop? E poi così. Una stanza. Che bella la vita. E ora mi sa che qualcosa andrà storto. Eh sì. Ci proviamo. Vabbè, comunque dovevamo ritornare qua per far respawnare i nemici, quindi. Ecco, la cagata dell'osso del ritorno, ragazzi, quella io la vorrei una spiegazione da Jamma Games. Cioè, nel senso, perché? Ma no, ma non è vero. Io ne ho più di uno. Io ne ho tre in deposito. Ma allora non è vero. Non è che si possono comprare. Fermi, che forse. Forse allora la soluzione c'è. E magari si può comprare. Perché se io ne ho tre, più quello che ho usato erano quattro. No, ho lasciato indietro le mie portone. Vabbè. Dopo controlliamo se si può comprare. Scusatemi, eh. Stavo cercando il gondoliere. No, tu non. Basta, non ti voglio. Voglio te. Ascolta, vieni col tuo amico di qua. Uno. Ma Dio santo, ma droppatemene 10. Mannaggia a voi. 6. Oh, dai. È già più ragionevole. Siamo a 7. Qua ce n'è un altro. Dai che ce la facciamo, ragazzi. Quattro. Va bene. Ahia. Bon, torniamo indietro. E verifichiamo quante ce ne mancano. Qui, se Loco è furbo, ok, e parlo in terza persona. Se Loco è furbo, prende da bravo, registra un videino per come fare la quest, perché tanti non la faranno, e quindi arriva il Loco, dove io sono bravo con le spiegazioni, e tac, spiazzo tutti, tac, perfetti. Poi c'è Rosy che in realtà ha già visto un altro video, quindi vuol dire che i video già ci sono. E quindi Loco non serve. Ma quello è un altro discorso. Lo ritiponerò. No, ma dopo verifichiamo, perché a sto punto secondo me si possono comprare. Bisognerebbe dirglielo. Voglio. Sì, è vero, Rosy. Alla fine scrivo un ringraziamento speciale a Rosy. E metto la foto di Joy. Io con Rosy non ci parlo più. No, come? Perché? Attenzione. Rosy, che cosa hai combinato? Perché imbroglia su Bloop? problemi. Vabbè, ma vi riporrò, cioè ve lo proporrò qualche volta in più un timer così, va bene? Così potete sfogarvi. Non sempre, perché così voi non sapete effettivamente quando io ve lo metto. E vi spingo a entrare subito in live. Mamma mia, sono un ricattatore seriale. 4.
7. Ok, verifichiamo quante ne abbiamo. No, un cazzo, verifichiamo tra poco. Adesso bevo, eh. Tempo di levarmi da qui perché ci sono sti funghi maledetti. Ciro, però, grazie alle. Aspetta, Aia. Grazie alle tue parole, oggi hai trovato la forza di studiare un intero libro. Ciro, ti sta provando a corrompere, sta attento. 10. Ok, buone, buone. Ciro, non cedere. Bevilo tutto. No, ma come? Ma ho acqua, mi sa. Ho acquetta. Stasera ho acquetta, Dragon. Un po' triste. Tocca bere acqua. Allora, aspetta. Vediamo quante ne abbiamo. Ecco, niente. Ciro si è fatto corrompere. Lo sapevo io. Gondoliere. Dov'è? 184. Ci siamo quasi, ragazzi. Aspetta che bevo. Ho del vino. Ma magari, Dragon. Magari. È da una vita che non bevo vino rosso. Avrei proprio voglia. Ve lo porto, grazie. Fai in tempo prima della fine della live. Cioè, io se vuoi posso trattenermi un po' di più. Però no, non so se fai a tempo. Ciro è un cuore. Non dire niente. O ti mando. No, no. La vedo dura. Allora. Allora bevilo tu per me. Ok, 184, ragazzi, 184. Fate allora, ora vi chiederò un conto molto difficile da fare. 200 meno 184. E comunque, Loco, basta parlare di ste cose. Stai giocando ai videogame? Ah, scusa. 22, anzi no. 26. Come 26? Ma stai scherzando? Adesso io ne farmo 22 e basta. Allora, se me ne droppassero 10 al colpo. Sono tre nemici. Grazie, Nina. Tu sì che sai fare i conti. Loco, posso proporti una sfida? Oddio. Dipende. Bravo, Fake. Almeno uno che sa contare. Non cadere. 7, va bene. Dimmi una frase. 3, vabbè. Dimmi una frase che puoi dire sia a letto, sia mentre giochi ad Enotria. Aspetta, ma la devo dire necessariamente io o la può dire anche qualcun altro, Ciro? Cioè, questa è una domanda molto importante. Ah, io. Mi infilo nel pertugio. Ma questo è. Cioè, si può letteralmente dire in tanti altri giochi, non solo in Enotria. Perché se la potevano dire anche gli altri, potevo dire. Questo fa male. Però. Cioè, capite? Ciro, ho appena pensato un'altra cosa. Tecnicamente si può anche dire il classico. Hup! Però lì è più per i maestri. L'urlo di stetizia. Ma cosa, Nina? Capito? Cioè, lì è un po' più. È un po' più sul dettaglio.
Infatti, è Rosila, cioè, nel senso lì. Lì è molto, molto. Dimmi, Nina. Non ho detto assolutamente niente. Non si fa quella cosa. Cosa? Cos'è che ho fatto adesso? Ok, fatta. Maschera del gondoliere. Ce l'abbiamo. Quindi adesso io mi devo trasferire sotto, probabilmente. Si può interpretare come il salto della quaglia, ciò che. Beh, ma non necessariamente solo quello. Cioè, può essere interpretabile in vari modi. Però sì, anche. Oppure, Ciro, guarda qua il movimento. Il movimento. Vai a miniera di Gratia, che ce l'ho. E trova la rana, ok. Allora, aspetta che mi imposto subito la maschera. Ho finito Wukong, grande fake. Grande. Bravo. 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 Cosa, Nina? Ti è piaciuto fake? Il finale com'è stato? Cioè, ti sei, cioè, ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? E adesso abbiamo fatto, Dragon. Stavamo farmando la maschera del gondoliere. Per finire la quest della rana maledetta. Sono indeciso se comprare già Genotri o aspettare. Io ti direi di aspettare, Fake. A meno che non lo trovi già in sconto. Io direi, la maschera la metti tu o la metto io? Ah. Il finale mi è piaciuto, ma io della loro ci ho capito tre decimi, se va bene. Vabbè, ma lì secondo me. Io direi, la maschera la metti tu o te lo metto. Aspetta, avevo letto un po' male, Ciro. Posso prendermi del tempo per riflettere? Sarà giù di qua la rana, no? Adesso vi leggo, eh. Una cosa che mi fa incazzare fortemente è la poca cura dei dettagli quando vogliono che ti concentri sullo sfondo. Quello effettivamente è un dato di fatto. Cioè, nel senso, a livello grafico hanno fatto effettivamente tanto. Eccola qua. Qui è dove avevo fatto la boss fight ieri. A livello grafico hanno fatto effettivamente tanto. Ok. Però magari poi nei dettagli mi si sono un po' persi. In tortuosi corsi d'acqua scivola il tuo vascello. In una città di ponti colma di segreti nascosti. Chi sei? Molto bene, piccolo insetto persistente. Procedi. Viaggia. Profondità dimenticate. Sì. Ne ho trovato una bruttissima da poter dire sia. Vai, Ciro. Mi dica. Grazie, Rosy, comunque. Sono due parole.
Mi dica. Sì, è quello che dicevo, Fake. Anche, cioè, farò la recensione perché la voglio fare. Cioè, ci tengo a farla. Non so quando riesco a registrarla. Forse domani, forse vedo se riesco. Porca puttana, Rosy. Aspetta che disinstallo il gioco. Però mi piacerebbe farla. Però sì, e i sorelli. Ciro, insomma. Ciro. Per carità, niente da dire, eh. Però sì, si sono un po' persi in qualche minchiatina. Oddio, che è? Non cercare risposte qui. Solo domande vi albergano. Con cautela procedi, addentrati finché la tua mente si districhi. Sì, ciò che è sentito non può essere toccato. Molto carino come posto. Sì, comunque aspetta, Faker. Ciò che hai visto non può essere invisibile. Così sia. Così sia. Enigma di Balaghan. Ecco, dici troppo cattiva, ma secondo me no. Enigma di Sblegzulgensgulensgulens. Cos'è? Dov'è? Posso usarla? Dov'è? Non posso usarla? Ah, eccola qua. Spadone. Malanno. Vediamo com'è. Ah, ok, fa veleno. Beh, è carina però. Quasi quasi me la potenzia. Poi vai al teatro. Ah, ma non è ancora finita? È lunghi. Porca vacca, pensavo fosse finita. Boia. E poi vai a fa. Ma Nina. Sei solo. Sono a metà. Vuoi dirmi che devo andare nel posto. Quello dove vi dicevo che secondo me si metteva un altro NPC? Un cavallo a forma di rana? Una rana di dimensioni equine? Oddio. Una rana di dimensioni equine. Ma che cacchio stai dicendo? Hai perso la testa? O forse l'ho persa io? Se ne sono andate entrambe tenendosi per mano? Eh? Non importa. Tieni quell'essere lontano da me. Buongiorno. Aspetta che vi alzo il volume. Perché aveva abbassato Nina ieri. Ok. Fai sapere a Pulcinella che se continua con. Ma fammi leggere. Mi mangerò il suo mandolino. Devi dirlo. Questo castello è un bel cambiamento dell'umidità di un canale. Cioè, gli devo dire a Pulcinella che gli mangia il mandolino? Un ranallo. Come diavolo ha fatto a tornare? Quel canale doveva essere il mio capolavoro. Bah, non lascerò che succeda ancora. Mi sono allenato, odioso anfibio. Ah, vedi, è stato lui allora. Salute a te, viandante. È un piacere Cosa ha incontrarti. fatto a sta rana? Questa qua non è una rana, è una tizia che probabilmente lui ha imprigionato a sto punto. Fai sapere? Ok.
Eccola! Il segugio è cieco al colore, l'uomo ingannato dall'odore. La pur l'intuizione i cattivi presagi si ingrossano dietro i racconti degli uomini. Eh? Allora, ho una brutta notizia da darvi. Ah, si è bloccato il gioco. Ecco fake, capisci perché ti dico aspetta a comprarlo. Ieri ce l'ha fatto 2 volte. Sì, comunque mi sa che non lo finiamo stasera. Perché sta quest, mi sa che i cattivi presagi si ingrossano dietro i racconti degli uomini. Ma guerre e vincitori, il giusto e l'accusato. Quali nobili giustificazioni si dà all'entropia? Dimmi, Fritz. Let's dance. Strage sopra. La maledizione di un giudice troppo lento. Dimmi, fake. Ma quando glielo diciamo a Ciro di iniziare Skyrim? Ma non ci ascolta. Sento le tue increspature, piccolo ciottolo. Oh, che carino, piccolo ciottolo. Ora io sono. Cosa sei? Presto noi saremo. Cosa saremo? Oh, oh! Il segugio è cieco al colore. Albero, roccia, bestia, uomo, burattino, tecnicismi di forma. Come cazzo parli? L'universo non conosce né vita né morte, solo un'infinità di stati. Questo non è che uno di molti gradini sulla scala del cosmo. Avvolto dall'ignoto. Trova conforto nel velo. Ciò che c'è dietro potrebbe accecarti. L'universo non questo okay. Trova conforto nel velo. Ciò conforto che c'è nel velo potrebbe accecarti. Per terre vicine e lontane ho viaggiato. I miracoli dell'uomo e l'ira della natura ho ammirato. Eppure questa cosa, Lito, non riesco a comprenderla. Forse nessuno ne è in grado. Il suo ritrovamento avvenne nelle profondità di Litumnia, ma si dice che venga addirittura dalle stelle. La Ciao, Lina! Fu scolpita dagli uomini. Il suo nome è un'eco di pazzia. Coloro che hanno osato scrutare oltre il velo hanno perso la ragione. Un desiderio caduto o forse un incubo esiliato dal cosmo? Una domanda a cui è meglio non avere risposta. Fino a poi apri l'inventario e fammi vedere che lettere hai. Allora, la torre vuota, gli incredibili traguardi di spaventa, ordine completato, ossessione divina. Messaggio dell'amante, frammento del canovaccio, maestri del dramma e della commedia, monastero della beffa, autori del cambiamento, brandello del canovaccio, graventura, scavo profondo, confessione carceriere. Mi sa di no.
Madonna, ma che cacchio di questo hanno fatto? Come stai, Lin? Tutto a posto? Devi avere torre vuota, gli incredibili traguardi di spaventa e confessione del carceriere. Mamma mia. Allora, aspettate. Cosa devo leggere, Nina? Lì mia moglie incontrerà la mia migliore amica sabato. Ah, ah. Eh sì. Allora, la torre è vuota. Gli incredibili traguardi... Ok, sì. L'ultima, quindi confessione, la trovi a quinta. Nella cripta del vecchio sovrano. Punto di riferimento, cadavere appeso. Io bene a parte il collassamento. Qui come procede? Stiamo facendo praticamente l'in. Cioè, io avevo detto che stasera forse lo finivamo, ma stasera non lo finiremo. Perché abbiamo scoperto che la quest di questa cosa qui... è talmente tanto intricata e incasinata che è una bestemmia. Però siccome voglio portarvi un contenuto fatto bene, insieme a Rosy stiamo cercando di recuperare quello che va recuperato. Dimmi, Nina. Cripta del vecchio sovrano. Leggi Ciro subito. Quanto pesa Skyrim? Ma poco. Non pesa tanto Skyrim. Ma io qua avevo fatto in teoria. La maschera della sacerdote. Ma quanta roba serve? Maschera della sacerdotessa. No, me ne mancano più o meno una cinquantina. Sì, dovrebbe essere sui 50 giga, roba così. Cadavere appeso. Devo far tutto il giro, quindi. Vabbè, stasera ci dedicheremo alla quest, ragazzi. Poi se abbiamo tempo portiamo avanti il gioco, se no lo finiremo la prossima volta. Non c'è fretta. Preferisco fare le cose fatte... Dai, non farmi cadere, basta. Che almeno se poi un domani qualcuno di voi si compra Enotria, va nel video, si trova come fare la quest. Ah. Allora finisco Odyssey e scarico WWE 2K24 e Skyrim lo inizio ma lo gioco con molta... Beh, Skyrim devi giocarlo con calma. Cioè, nel senso, Skyrim devi proprio... Eccolo qua, confessione del carceriere, ce l'abbiamo. Ahia, Dio. Skyrim te lo devi proprio... Ti devi mettere lì, con tutta calma. Boh, facciamo così, fanculo anche le cose. Con tutta calma, con tutta tranquillità. Fake, figurati. Magari vi confeziono un video un po' più corto. Che così almeno uno che se la vuole recuperare, poi la può recuperare. Fatto. Quindi adesso... devo farmare la maschera, scommetto. Quindi la maschera, se non ricordo male, la farmiamo. Sì, trovato.
La farmiamo a strade nobiliari, se non ricordo male. A cattedrale profanata. Oddio, ma io ce l'ho la cattedrale profanata. Ah, nella seconda zona. Ah, le tre tizie. Ok. Sì, dove c'era la papessa. Ah sì, su Skyrim, Ciro, potrebbe succedere che letteralmente tu stai passeggiando così, in questo modo. E tipo da in fondo, cioè dall'altra parte del cratere qua, parla un NPC con un altro NPC, ti si attiva una quest. Cioè lì funziona così. Parla con tutti. Cioè, esplora tanto perché nel posto dove dici qua non c'è niente. In realtà, tipo, ci sono 14 quest, 22 armi e 740 mob. E c'è veramente di tutto e di più. Ok, una cinquantina, meno adesso. Una quarantina. Mannaggia. Sì, e qualcuno parla a caso, cioè seriamente, a me è capitato una volta che ero entrato a Whiterun. Stavo per andare a mettere giù la roba dentro casa e mi si è attivata una quest dal nulla. E ho detto, ma come mai mi si è attivata una quest? Non riuscivo a capire. E ho cercato la quest per capire chi me l'aveva data. E praticamente quella quest la si attiva casualmente da un passante che tipo lo senti parlare ad alta voce. In poche parole. T'arrivano i draghi, però Ciro, visto che non ti piacciono, la cosa positiva è che qui ci vai contro. Tipo la questo, esatto, Aventus, che lo senti parlare nella sua stanza all'Accademia. Che tipo è lì, che tipo è là che parla e dice no perché dovrei, mi servirebbe questo, dovrei far quello, eccetera, eccetera. E ti si attiva la questo. Mi sa che ci sono zone che non hai ancora visitato, tipo l'Astrorium. No, l'Astrorium no, non credo di averlo mai sentito. Probabilmente dovrò andare avanti con la zona. Allora sarà in blind. Bon, perfetto, va bene. Tanto noi arriviamo lì con tutte le cose pronte. E poi man mano le completiamo. Mannaggia, però se la son pensata proprio. Otto, otto, sette, va bene. Allora, loco è fake. Io quando lo inizierò sarà una giornata piovosa e piena di tuoni. Va bene. Va bene. Dopo questa ti dico un'altra cosa. Se la hai, ottimo. Altrimenti vai avanti a zone. Ok. Certo che ci hanno messo del loro per fare una quest del genere, ragazzi. Porca vacca. Un po' too much, forse. Cioè, nel senso, va bene farla un po' più complessa, va bene che magari è proprio segreta, segreta, ma. Oddio. Così tanto è. Cioè.
Ah, ok, fatta la maschera. Fatta la maschera. Boh, ce l'abbiamo. Fortunatamente avevo già farmato un po'. Mi sto scrivendo tutto. Il punto è che dovrò fare il video, così poi Fake, quando gli servirà, aprirà il mio video, mi manderà un bacino virtuale, dirà grazie loco. Per fortuna ci sei tu. Strada del quartiere. E parla con la tipa. Forse ho capito con quale. Allora, aspetta, aspetta che me lo scrivo. Abbiamo detto. Dove ho una penna? Eccomi qua. Rana. Prima maschera. Coso tagliente. Seconda, vermiglio. E terza, ciao Nico, gondoliere. Quarta maschera, sacerdotessa. Le tre lettere. Lettere. Mio Dio, che due. Cioè, mi sono già rotto le palle. È incredibile. Anche perché poi la gente vuole che gli spieghi anche dove trovarlo. Oddio, siamo sicuri che lo voglio fare? Non lo so. E devo parlare con una tizia. Ah, qua sopra. Isa, il tipo ha un video di 50 minuti. E allora io faccio il riassunto del video da 50 minuti. Mamma mia. In 10 minuti dico tutto quello che serve, dove trovarlo, e poi la gente si arrangia. E dico, ragazzi, se volete vedere dove si trovano le maschere e tutto il resto, recuperatevi la live che vi lascio qui. E cacchi loro e si mettono lì a guardare tutto. Perfetto. Ottimo! Let's go! It's a me! Lorenzo! No, ho sbagliato. Loco dice queste cose, ma per un anno e mezzo è stato la guida di GTA. È vero, sì. Allora, su GTA, sì. Cioè, più che altro mi piace rendermi utile. Però veramente qui è proprio contorta. Anche perché dovresti star lì a mostrare la postazione di tutte le cose. Che per carità non è neanche così impossibile. Però, porca vacca. Aspetta che devo mettermi la maschera. Corredi. Leviamo questo. E mettiamo... Dov'è? Ho comprato Crash 4 io stasera. Buona fortuna. Ma è bellissima sta maschera. A proposito di maschera, eh sì, è buona fortuna. È bellissimo, ma come dicevo ieri, hai armati di bestemmie e di pazienza. Un giorno dobbiamo far live, ma anche senza live, secondo me.
Sorella! Come, perché? Lode agli dèi! Oh, le nubi si aprono di fronte a me! Questo luogo, questa miniera non ci appartiene! Scavano nelle profondità della terra e ne vengono consumati! Questo duplice cristallo, questa pietra, questo radioso malanno. I codardi, gli ingordi si gettano su questa carcassa cosmica. Oh famelico ordine, oh gloriosa gratia. E nel tuo nome noi marciamo, nella tua radiosità ci avvolgiamo. Notte Dragon! Le nostre ferite curerai, il nostro destino segnerai. Non posso farlo, sorella. Non ora che so. Non ora che ho visto. Alimenta le tue fiamme, da vita ai proiettili, riempi le tasche. Oh, balanzone, a cosa serve un guerriero ormai stanco? Con la nostra carne bruciata ci raccogliamo sotto il vessillo del presente. In una crociata contro il futuro. Una morte. No. Una singola morte, una tragedia, un migliaio di morti, un destino. Puoi sentirlo, odorarlo, assaporarlo, puoi vederlo su di me? Lo sento, nelle ossa, sotto la pelle, ma cosa stracazzo si è fatta questa? Lo sento, lo sento, lo sente! Portalo via, portalo via, 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 via! Perdonami, sorella, ho perso la via. Ti ringrazio per avermi prestato attenzione, sia quel che sia. Dovresti andartene fin tanto che puoi ancora farlo. Ecco, non dici niente che Ciro va in doccia. Non lo so. Non lo so perché mi par brutto chiedergli di lavargli la schiena. Mi sta rincoglionendo. Cerchio lunare, ecco. Quindi ora posso andare avanti con le zone. Boh. Avete capito? Perché non respira? No, Rosy, respira. Su, su, no. Ehi, ehi, oh, oh, mandate qualcuno. Ecco, ti affitto per raccontarmi la favola della buonanotte. Sei sicuro? Guarda che poi diventa una narrazione di quelle là, tutte quante ricche di pathos, ricche di fatos, ricche di Gesù. Rosy, dopo mi mandi gli appunti. E io mi sono scritto qualcosina. Ma vi par normale? Come col ca... Fai bene. Ho fatto skincare. A metà. Ma per stasera andrà bene. Minchia, Lin, sei distrutto. Dove vado? Che siamo a scuola? Ovvio. Lin è distrutta oggi. Qualcuno aiuti la soldata Lin. Quanti siete? Oh, ho fatto un'altra maschera. Maschera di ascendente. Porca vacca, sono morto. E invece no. Sono vivo. No, comunque non li ho tutti. Se vuoi li rischiare. Ma no, ma te pare, Rosy? Ma che cacchio stai dicendo? Cosa vuoi riscrivere? No, no. Tanto ripeto, io mi segno i passaggi, poi se ho cazzi magari mostro come, se no dico ragazzi vi serve questo, questo, questo,
andate a prendere questo, questo, questo. E se non sapete dove trovarlo, cercatevi tipo la mia live, che così vedete dove farmo e tutto il resto. E andate tutti a cagare. Cioè, nel senso, non è che uno ti può prendere per manina. Ma che siamo all'asilo, eh? Eh? Tanto poi succede come in GTA. Ma perché a me non succede? No, aspetta, così prendo sputo. Io prendo sputi. Devo fare anch'io skincare. Grazie che me lo hai ricordato. Nina, fai skincare. Ho preso tante maschere, Lin, però. Ho preso la melatonina. Secondo voi in quanto crollo? Facciamo un tot. 6 ore di video caricato e uno dovrà cercare dove farmi. No, io gli faccio tipo 5 minuti di video dove gli dico: vi serve questo, 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 lo trovate qui, vi serve questo, 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 lo dovete trovare lì, farmate questo, questo, questo e buona fortuna. Se poi uno non sa dove trovare le maschere, gli dico: lo trovate qui. E se proprio uno vuole vederlo, perché se non lo vede con i suoi occhi non è contento, gli dico: guardatevi la live e andate a cacare. Troppo. Ma qui in realtà si prende in giro. Ma era seguito per video così, ma su GTA. Sì, quello è vero. Comunque, da quanto ho capito, dammi una buona notizia. Dammi una buona notizia. Ci sono altri 2 falò e hai finito tutto. Ma finito tutto in che senso? Raggio letale! Scusate. Ma dopo Enotria, cosa si fa? Ma niente. Basta. Finisce tutto. Finisce la magia. Attenzione. Ma non si fa così, però. Finiscono. Eh sì, basta. Enotria sancirà la fine. Quanto aggressiva sei tu? Magister di Astarion. Stai calma. E la Madonna, Astarion è aggressivo. Ehi, 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 ehi. Oh, 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 oh. Ma stai bene? Aia, oh. Ma che è? Ma è pazza questa. Arrivo. Ho vinto. Suka. Guarda qua, Suka. A posto. Loco Marato. Ma questo è un ricatto. È un ricatto bello e buono. Ma quindi aspetta un attimo. Maratona DS3 vuol dire che poi Gongok diventa tipo il signore dell'universo? Cioè, vuol dire che mi passi i bigliettini sotto banco, tipo, dove non prendere scelte sbagliate? Gli leva più la comoda. Sì, ma infatti. No, vuol dire che potrebbe avere la possibilità di salvarsi in alcuni momenti. E allora ci rifletto, Lin. Però è un ricatto.
È un ricatto che non mi aspettavo. Mi hai colto un po' alla sprovvista. Anche perché se proprio dobbiamo dirla tutta, qui in mezzo nessuno vuole DS3. È quello il problema. Quindi il fatto che nessuno lo vuole, ok? Nel senso, sì, vabbè, si può anche fare, però è da un anno e mezzo che aspetto sto punto. No, io lo guardo volentieri, mi piace come porti questo genere, grazie. Grazie, Nico. Deve prima sopravvivere a Giove. In che senso devo prima sopravvivere? Cosa vuol dire devo prima sopravvivere a giovedì? È un altro ricatto per caso? C'è un sondaggio comunque. Dimmi, Nina. Visto, guarda il sondaggio, aspetta. Vabbè, ma siete un po'. Ah, vedete, c'è qualcuno che ha messo per niente allora. E giuro che non sono io. La mia domanda non cambia. Ciro ti ha chiesto quando vai a trovarlo. Il prima possibile. Ho stato io. Ok. Ci sta, ci sta. Effettivamente, tieni fede. Giusto, è giusto. Eccoci qua. Bella sta zona. Siete voi che avete fatto la master caotica ne neutrale, qui presente. Avete dato il potere alla persona sbagliata. Allora, io non ho dato. Oh, giù! Ma sei pazzo? Perché mi lancia piselli questo? Vabbè, ma almeno mi prendesse. È un secondo. Cioè. In Elden Ring letteralmente sparavano da casa loro e ti prendevano. Questo qua tipo no, non mi prende manco per sbaglio. Ho fatto esercizio, amico mio, ho fatto esercizio. Ma anche. Eh no, vabbè, ma così è troppo vicino però. Ma se lo lancia nei piedi? Ma scusami, ma come fa? Ok, questa cosa non me l'aspettavo. Adesso vi leggo, eh. Oddio, però, che paccone. Stavamo dicendo. Loco, sono ancora in accappatoio se vieni ora. Oddio, faccio a tempo. Io devo ancora capacitarmi di quella storia mentre ero in bagno. Che storia? Ah. E che ti devo dire, Rosy? Purtroppo, o per fortuna, cioè nel senso dipende. Grazie, Rosy.
Insomma, io confido nel potere della luna, dell'universo. E dei maniaci. Io se facessi la doccia a quest'ora il vicino sotto chiama i carabinieri. E falla con il vicino. Problema risolto. Gli bussi e gli dici, ascolta, devo farmi la doccia, vieni con me. Oddio, che è Moretta? Ma basta, sta Moretta, hai rotto i coglioni. Cioè, no, è il nome. È il nome. È il nome. Che poi uno dice, eccolo, il solito. È il nome. Quanto spammi? Ah, ma oh! Nottelin! Distrutto. E stai molto attento, no? No, ma cosa? E ci dissiamo. Mia, patto, trofeo guadagnato, maschera della Moretta. Fortunatamente era molto debole al vis, andando in veleno. Oh, qua c'è l'or. L'ore. E adesso vorrei vederla da più vicino, Rose. Perché mi sa che abbiamo visto la stessa cosa. Tanto ci sarà una grazia qua, no? Hai fatto tardi, niente accappato. Ma come? Ho messo su la lingerie. Ah. Beh, oddio. Va bene. Oddio, ma siamo davanti a un boss qua. Schifoso parassita. Addio e a mai più rivederci. Moretta, qui si conclude la tua vendetta. Ma perché ce l'ha con tutti i Pulcinella? Corda risonante. Quindi se adesso io viaggio dalla tizia, in teoria io l'ho fatta Moretta. Quindi magari mi dice qualcosa a riguardo, mi dice tipo oh. Aspetta, dov'è che era però? Solo che il problema mi esce la pa. Ah. Ma scusa, ma levalo direttamente, Ciro. Cioè, nel senso. Continua a cercare. Ok, aspetta. Se io adesso me la metto, quella maschera lì. Magari lei.
Allora, corredi. Oh, è bello, è bello. Hai due scelte. Come ho due scelte? Fare boss o questa? Perché? Perché ora hai la facciamola questo allora. Facciamola questo. Cioè ormai racchiudiamo tutto in un video. Cioè in un video, in una cosa. Però è bella. Ma non le ho neanche lette in realtà. Leggiamo un secondo, tipo. Corredi. Allora. Aumenta il tuo potere di stato. Mentre sei in stato di risveglio, infligge danni a un nemico e... No. Aumenta il tuo potere di stato mentre la tua arma... No. Qua abbiamo già visto, qua abbiamo già visto. Maschera di spavento già visto. Qua abbiamo visto. La tua resistenza. Questa potrebbe essere buona. In pietà. Ottieni più memoria e aumenta la tua fortuna. Infliggi più danni da arma sferrando attacchi pesanti. Inoltre, ottieni immunità e informità mentre sei in stato di risveglio. Bello questo. Carina questa. Uccide un nemico usando il verso in maschera. Ok, non ci interessa. Mentre sei in stato di risveglio, la tua arma attuale viene permeata di grazia. Ok. Aumenta enormemente il tuo potere d'attacco e di stato, ma le tue azioni consumano più resistenza. Inoltre, schivare consuma meno resistenza mentre sei. Ok. Oh, l'automa è interessante. Io l'automa me lo metto. Dormi sepolto in un campo di grano. Non c'è una rosa. No, non è una rosa. Non è un... Dai che lo sapete. Ma no, Nina, così hai rovinato tutto. Un tucà, perfetto. Ah, dimmi, Roger. Ritorna dal tipo con cui hai parlato. Ma da questa? Perché io ci devo ancora parlare con questa? O dalla tizia quell'altra. Dalla sacerdotessa. Mia amata. Questo desidero ri rivedere il tuo volto. Quanto desidero rivedere il tuo volto. I cieli arrossiscono di fronte al tuo sorriso. Le nubi piangono di fronte alle tue lacrime. Ogni notte parlo alla luna. Ella mi racconta del sole. E io le racconto di te. Sei stata sola in tutte le ere passate e future, Moretta. Ciò avrebbe potuto essere... Ci hanno tolto il futuro e la speranza, la dignità stessa. Selvaggi bruti di merda. No, non è da me. Perdona l'indulgenza del mio cuore. Senza maschera. Ce l'hai fatta, davvero. Io ti ringrazio. Hai donato a entrambe la pace. Ma cos'è sta sembianza di fede? Per capire. Loco, dedicami una poesia. Allora. La strada per il mare.
è lunga. Ma devi stare attento a fermarti prima, perché una volta che sei arrivato, se continui, anneghi. Fatto. Sembianza fede. Ma che è sta sembianza fede? Ah, qua! Sono commosso. È anni di esperienza. Sembianza fede. Eccola qua. Boh. Ok, quindi vado al teatro e parlo con tutti. Ce l'abbiamo fatta forse, ragazzi. Ah boh, vabbè, tanto la teniamo, poi... Devo dirlo, questo castello è un bel cammino... Ok, no, è la stessa cosa. Vabbè. Mio Dio, se l'hanno pensata... Non si può sfuggire a un'idea. Perseguitato è chi perseguita. Pulcinella, ma perché con Pulcinella non mi ci fa parlare? Non mi esce il tasto. Ah, ecco, ora sì. Ma non parla. Aspetta. Aspetta, perché si è buggato probabilmente. Aspetta, aspetta. A volte succede. Occhio. Moretta, una visione bizzarra, senza il dolore del pugnale nella schiena. Moretta, una visione bizzarra, senza il dolore del pugnale nella schiena. Il dolore del pugnale nella schiena. Non si può sfuggire a un'idea. Perseguitato è chi perseguita. La conoscenza è la strada verso l'incertezza. La tua scatola non è prigione, è un rifugio. Una mente fragile crollerebbe sotto il peso del pensiero. La papessa. Quanto è sottile il confine tra intuizione e follia. Divino. Così la formica chiama lo stivale che sfreccia fra i cieli. Un passo lo chiama l'uomo. Il risultato non cambia. Devi rammentarlo sempre. Formica. Il segugio è cieco al colore. L'uomo ingannato dall'odore. Eppure l'intuizione soffoca. Non vi è azione senza reazione. Si è ribloccato il gioco. Gesù. È difficile. Per fortuna salva spesso, va. Io spero ne valga la pena di sta questa, perché veramente c'è. Cioè... Il diavolo. Non vi è azione senza reazione.
Gli organismi tracciano linee arbitrarie per la conoscenza. Pulsante, carnale tepore, o rassicurante, freddo metallo. Un recipiente in ogni caso. Concordi, burattino. Lacera e dilania finché nulla più rimane. Questo narrano le leggende. Tingi la terra di Cremisi. O era l'inchiostro di un'eroica novella? Non hai bocca, eppur sento le tue grida. La carne è uno strumento, la tua mente l'interprete, e parla solo una lingua fra molte. Io non ho capito un cazzo. Si è bloccato. Dimmi, Roger. Mi sa che si è bloccato. Fare una versione eliminata subito della sigla, ma ti giuro, cioè non si capisce niente. Permettimi di insegnargliene un'altra. L'universo è la più grande domanda. Temi la risposta. Sembianza di litio. Trofeo guadagnato. Sento le tue increspature, piccolo ciottolo. Ora io sono. Presto noi saremo. Finita? Adesso voglio vedere che cos'è quella magia lì. Vabbè, l'abbiamo fatta. C'è un trofeo, almeno se qualcuno poi... Mannaggia il Cristoforo. Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi e i tradimenti furono affrontati con... Scusate le pause. Vieni tu, Nina. Se la sta leggendo di là. Dov'è? Non la posso neanche usare, forse. Eccola. Come osi non si legge così. Ma si può sapere dov'è sta cosa che ci ha droppato? Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra. Non ti sentiranno mai, vieni. Sto facendo a te. Dei re che spadroneggiavano sulla terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi e i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo. Ma vai a cagare. Cioè, tutta sta quest per un'arma e un più 5 in elementarista e un più 8 in mago bellico e aumenta la fortuna di un 20%.
Non dico altro. Andiamo a fare il boss. Anzi no, fermi. Verifichiamo un secondo se si può comprare la persona che mi ha forgiato. Se sono Nina con questo carattere possente è grazie a Xina. Eccolo qua, ragazzi. Quindi bisogna dirlo, se mai ripasserà Lori, bisogna dirglielo. Inno del ritorno si può comprare, finché volete. Adesso ripeti quello che ho detto. Cosa? Ragazzi, ti hanno sentito. Allora, io avevo due donne in... che hanno forgiato la mia personalità. Una è Xena e l'altra è Jessica Fletcher. Due proprio uguali, letteralmente uguali. Facevano le stesse cose. Ma io per lui vorrei capire... Gioisci, un cliente? Prego, prego. E se io mettessi la maschera di spaventa... per lui che succeda qualcosa. Aspettate un attimo, mi saluti, grazie. Se io vado nei corredi, no, e al posto qua metto quella di spaventa, cucù, ma guarda che per me Non wow, ci sei. No? Non va, no. Cioè nel senso io ho provato, ma non entra proprio nessuno, non so, c'è È un mercante che cerchi? È il tuo giocatore. Che anche di bellezza, cioè che sono Jessica Fletcher. Ah sì, scelta eccellente. Più che eccellente. Con lui non capisco cosa... Dum, 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 dum. Micenate. Annullare la maledizione. Hai trovato il medaglione di Micenate. È liberato la divinità insieme al suo improponibile compatriota, il mercante. Due menti. Devi andare avanti, si intravede la fine. Come gliela spezzo la maledizione di questi qua? Cioè, noi abbiamo la moneta. Dovrò andare avanti a sto punto. Vado avanti col gioco. No, no, vabbè, vai tranquilla, Rosio, vai tranquilla. Ci mancherebbe. Credo di dover andare avanti col gioco, penso. La Lansbury aveva proprio quella bellezza classica che poi ha portato avanti in tutta la sua vecchiaia, perché comunque era una signora che vedevi proprio bella, elegante. Xena, che non ricordo il nome dell'attrice, ecco, insomma. Io sono più Menelao. Si è bloccato. Si è buggato il menu. Mamma mia. Me ne vado. Si è buggato il menu. Comunque prima o poi io qui lo dico, il tatuaggio per la mia adorata Fletcher, che non sarà una macchina da scrivere, ma sarà lì in bicicletta. Io lo porto. Va bene Lin. Sì Lin, Rosy scusami. Finisci il fritto, si sta buggando tutto. No, è per questo, ragazzi, quando vi dico aspettate le patch, è per questo discorso.
Ho appena visto il titolo di un articolo su Enotria che dice: Giamma, noi vediamo quanti giocatori giocano. Isa, ti osservano anche ora. E chissà che vedano ste robe. Mannaggia, voi che mi state guardando, sistemate, non mi si può buggare il menu e i dialoghi ogni due minuti. E insomma. Cosa dovevo fare? Anzi. No, vabbè, ma non è che cambia la valuta, cioè, nel senso, non è che diventa una merda, però, però, Cristo Dio, cioè, tra ieri e oggi ho riavviato 5 volte, cioè, nel senso, un po' too much, insomma. 5 volte, perché mi si bugga sul dialogo, mi si bugga sul menu, mi si bugga su questo, oh, a una certa, rompe un po' i coglioni. Dov'è? Ah, questa qua. No, ma cosa dovevo fare io? Non mi ricordo più. Ah no, potenziarmi l'arma, è vero. Ecco cosa dovevo fare. Più 10. Fatto. Abbiamo il più 10, signori. E quasi quasi. Facciamo così. Bon. E me la equipaggio al posto del... No, ce l'ho già equipaggiata. Vediamo cosa cambia da quello che avevo a questo. Adesso andiamo dal boss, eh. Cosa cambia? Confronta. Ah, fa più danno. Porca vacca. Fa 1000 volte più danno il guscio antico che non quello là. Boia. Comunque davvero, dopo questo gioco abbiamo finito tutte le serie in corso, è vero. È vero. Signori, pronti? Filmato. Via. Che ne pensi? Si addice alla nostra collezione. Oh, non è nei tuoi orridi gingilli dorati. Oddio, è doppia. Quale saggezza! Avrei fatto meglio, forse, a trasformarli nelle tue marionette danzanti. Se solo avessi un briciolo della mia conoscenza! Sono i tuoi esperimenti, non le tue chiacchiere che finanzio. Eppur mi tocca sopportare lo stridio che entrambi producono. Visione di S1. Il destino che subisce chi è cieco ai meccanismi della natura. Oh... Il nostro ospite è arrivato. Ah, che meravigliosi intarsi dorati. Che magistrale qualità. Ideale per la mia ricerca. La tua misera mente è offuscata dall'avidità, pantalone. L'ambizione ti acceca, balanzone. Non resta che lottare. Al vincitore... Andrà il bottino. Orsù, burattino. Danza per noi. Ci divertiremo. Allora, prima lui. Santo. Ok, a lui facciamo più danno. Perché è veleno. Ma anche lui ce ne fa. Ma si cura? Ah no. E la Madonna. Oh. Eh sì, vabbè, però.
Almeno si stannano. Allora, la cosa positiva è che si colpiscono anche tra di loro. Sì, si fanno fuoco, amico. Boh, uno è andato. Lo ha fatto lui, quindi è a posto. Forse il veleno gli fa più male a lui. Prenderlo però magari. Il veleno gli fa più male, ottimo. Per fortuna l'ho equipaggiata prima. Di fronte a un grave problema, Balanzone. L'avevo capito da me. Oh, porco. Ok, però lo stun gli sale molto velocemente. Questa è una buona cosa. Però proviamo il veleno. Mi sa che non ho il tempo per il veleno. Guarda dove tiri. Oddio, forse il veleno gli fa più male. Porco. Ho vinto? Con un colpo l'ho shottato? Tutta colpa tua, razza di idiota! Sciagurato, senza maschera! Ti reputi un giustiziere, messaggero del cambiamento. Cambiamento. È solo un burattino ignaro del motivo per cui è stato creato. Ai... al destino di un altro... No, fallo parlare! No! No! Risparmiami!
la mia ricchezza. Posso... Ma che coglione! Gli stava dicendo da chi siamo controllati. E gli ha piantato la spada. Kratos, non lo so, ti giuro. Io l'ho stannato... Gli ho fatto il repost. Boh, finita la boss fight. Non so come mai. Cioè, o gli ho fatto un danno talmente fuori scala. Cioè. Adesso lui secondo me è l'ultimo boss, ragazzi. Burattino adorato, quale gioia infinita poter assistere alla loro dipartita. Le luci sono puntate e il dado è tratto. Arlecchino ci attende all'ultimo atto. Le luci sono puntate e il dado è tratto. Arlecchino ci attende al... Sì, no, la cosa del non farlo parlare è voluta. Quello che non capisco io è com'è possibile che l'ho shottato che aveva metà vita. Cioè, aveva metà vita.